che cerca Totti, subito il capitano che manovra questo pallone, lo va a cercare Aldair, il tocco, attenzione, Batistuta, tocco per Totti, prova a partire Zanetti a sinistra, il pallone invece a destra per Cafu. Capello con Zanetti perché l'ho visto in barriera, in posizione defilata, invece lo vuole sempre centrale per far ripartire anche le fasi di contropiede. Un punto fondamentale per il centrocampo. Attenzione perché Totti vede Tommasi, scusa. Il pallone che torna dalle parti di Cafu, che lo gira, comunque se la cava con classe girando a Zago, e adesso Totti prova la sventagliata, poi serpentina, poi è arrivato Samuel, ha capito tutto, e adesso Totti, la verticalizzazione, fare la partita, vuole i tre punti che consentirebbero a quel punto di guardare il derby da una posizione di classifica davvero invidiabile. Sarà comunque una posizione invidiabile quella della Roma che arriverà al derby, ma certo tre punti anche dal punto di vista psicologico farebbero davvero comodo. Totti che cerca Batistuta, da centro boa Batistuta, tocco arretrato per Totti che vuole ragionare, cerca Cafu, manovra avvolgente, Cafu mette dentro, ancora Zanetti preferisce ragionare cercando Totti, e poi Cafu che gira per Totti, c'è anche una catata da quelle parti, metto l'Udinese, ma quando la Roma innesta la velocità non è facile, ancora Cafu, prova il forcing la Roma, scambio con Totti, dai e vai, e poi riuscito a mantenere il pallone in campo, buonissima la finta, buona la palla dentro, Totti è stato anticipato di testa, ancora Totti per Candelà che carica il... sia per la Roma che per l'Udinese, ci vedremo a chi continuerà a portare fortuna. Totti che difende questo pallone che è splendido per Cafu, dentro c'è Batistuta, Zago, il tocco elegante di prima verso Totti, che è per Zago, attenzione a Zanetti, pallone interessante per Totti, va dentro Batistuta, il pallone per lui, Landuta, ancora Totti, c'è spazio per Candelà, per in forcing da qualche minuto, Zanetti ancora Totti che ribalta completamente verso Cafu, scopriamo certo adesso. Adesso vedremo ovviamente la voglia di reagire dell'Udinese, ma attenzione ancora a Totti, c'è un'autostrada a sinistra per Tociglio, quasi si aspettasse il gol dopo questo grande momento, dopo questa grande... È subito interessante l'Udinese che evidentemente vuole reagire, ma attenzione a Totti che ha possesso di palla, attenzione c'è Batistuta sul filo del fuorigioco, viene ignorato Nanakata, l'apertura, difende benissimo il pallone, lo gira per Totti, ma alla fine Aldair spazza via, pallone che diventa già interessante per Totti, che lo difende in qualche modo, e dunque conclusione alta da parte di Sosa, di tenere anche un pochino di più il pallone, attenzione, lo rivediamo mentre abbiamo superato da qualche secondo, non ha cercato di rincorrere il pallone e Aldair ha potuto recuperarlo senza problemi. Sì, si è visto. Gli chiama il pallone, cross di Cafu dall'altra parte dove sta arrivando Totti, il sinistro, oh, un gol straordinario, 2-0 per la Roma. Cosa possiamo dire, Sabino? Assolutamente niente o assolutamente tutto. Questa è un'azione fantastica. Campionato, guardate questo pallone di Cafu, aveva corso splendidamente Tommasi, aveva girato il pallone a Cafu, il sinistro di Totti è di quelli che davvero riconciliano con il calcio, sì, in qualsiasi momento, meraviglioso. Tutto molto bello, molto bravo Cafu a guardare in area di rigore. Batistuta che va alla caccia del pallone che poi viene allontanato ma finisce sui piedi di Totti che cerca lo spazio per il destro a giro. Girare. Lo rivediamo, fra l'altro adesso la Roma gioca anche con una condizione psicologica. L'avversario, la Roma è cresciuta anche sotto questo aspetto, l'aspetto mentale, una squadra che sa di essere forte, che sa di poter andare in gol in qualsiasi momento. E a volte il pallone non scambia con Nakata, ancora Zanetti, il tocco per Totti e c'è il fuorigioco, c'è il fuorigioco di Batistuta qualche un paio di metri di fuorigioco. Allontanato Zanetti che controlla questo pallone, il tocco è per Tommasi, siamo 3 contro 2 come sottolinea Sebino, attenzione alla conduzione centrale, il contropiede da parte di Totti, il pallone per Nakata dall'altra parte, Batistuta, Nakata, bravo, arrivo a recuperare questo pallone, ci saranno 2 minuti di recupero, c'era Zanetti, pallone verso Totti e palla dentro, perdono tutti, Batistuta, Nakata e Totti, palla dentro, Totti che prova a rimettere in mezzo, tutta la sua rabbia nell'area di rigore dell'Udinese, attenzione ancora Totti in possesso di palla, ricevuto da Candelà, ancora Totti che deve difendere questo pallone, lo riapre verso Zanetti e quindi ancora Candelà in possesso di palla, ultimo assalto della Roma in questo primo tempo, Totti che prova a innescare dentro, scenderanno le luci su richiesta proprio di Fabio Capello. Benissimo, dunque Capello vuole vederci chiaro, Sabino. Totti, centravanti argentino che ha sbagliato secondo me un gol facile facile. Attenzione al pallone messo dentro, intanto Zago che recupera questo pallone, lo sta Alberto, poi Candelà che rimette in mezzo, attenzione, mischia furibonda, Zanetti, spazio per il suo destro. Tiro da distanza improponibile, sbagliando tutto. Batistuta in fuorigioco, andiamo a bordo campo. Allora, cercando di guadagnare metri e di prendere coraggio. Totti in possesso di palla, difende questo pallone, c'è Candelà sulla sua direttrice, cercando di servirlo. Pallone che è terminato in fallo laterale, tira per la Roma, cerca spazio e lo fa verso sinistra dove trova in qualche modo Candelà, bravissimo, la conclusione, preferisce invece il dai e vai. Il pallone, che tocca per Totti,
Attenzione perché Nakata sta andando dentro, infatti il pallone per lui, dentro c'è... Pronto Candelà che ha girato per Totti. Candelà a difendere questo pallone, lo scambio con Totti, ancora pallone per Candelà, di prima c'è il fuorigioco. Fuorigioco di Totti. Rivediamo l'episodio con intervento falloso, ma gioco fermo di Alberto. Esce Cafu splendidamente, Totti cerca la finezza. Le gambe dopo un liscio di Samuel, sono errori che anche nel primo tempo i centrali difensivi giallorossi hanno commesso, quindi si sta rischiando un pochino troppo, non so. Quindi capitan Totti, gran palla dentro per Nakata, occasionissima per la Roma. Nakata prova il destro, pallone che rimane in mezzo, Totti ribattuto ancora da Sottile, poi Cafu che prova occasioni per la Roma. Eccole una qui. Dietro l'altra, qua vediamo Nakata che ha dato un'occhiata naturalmente a guardaline, pensava di essere in fuorigioco, ha messo anticipo di testa, Zanetti che va alla caccia del pallone, riesce a difenderlo, c'è Tommasi dalle sue parti, infatti il tocco è ancora per Tommasi e quindi l'apertura. Attenzione alla sovrapposizione di Candelà che va a ricevere il pallone adesso, che dentro ci sono Totti e Battistuta, va al cross Nakata, pallone smorzato che rimane in mezzo. Nakata, anche questa volta Nakata aveva davvero troppo spazio, pallone messo dentro, tutti a vuoto. Rigore su Totti. Io credo che sia questo intervento di Alberto. Olimpico in silenzio, parte Totti, palo! Andato giù Candelà, Totti recupera in qualche modo questo pallone. Riesce a riaprire splendidamente verso Cafu che difficilmente ci arriverà e sembra piegarsi più volte ma non si spezza. Rivediamo il rigore, il destro di Totti completamente. Attenzione al pallone che è interessante, da Nakata verso Totti, opportunità ancora per Totti, controlla il pallone Roma, spazio per Totti a sinistra, il pallone per lui, attenzione a Totti, grande occasione, difende ancora il pallone ma è tornato tutta l'Udinese, il pallone sui piedi di Totti che ha sbagliato, ha avuto la fortuna che il proprio marcatore su un contatto è caduto, quindi si è liberato. Uno è sempre Roma in vantaggio, attenzione al calcio d'angolo, pallone dentro, allontanato da Gardella, spazio e il pallone è ancora dalle parti del capitano della Roma, Totti che lo difende, il duello ancora chiamato da Candelà, Totti che difende questo pallone, c'è la progressione dentro da parte di Paolo. De Canio chiede a Gargo di non spostarsi mai da davanti alla difesa, di stare attento a Nakata, altrimenti c'è sempre inferiorità numerica in fase di Tommasi che ha spazio e ci sono metri adesso per Totti, grande occasione, Battistuta dall'altra parte, il tocco entra per lui. Un'occasione straordinaria per aumentare il vantaggio della sua squadra, il suo bottino per vittoria. Poi Candelà, è servito il pallone verso Totti, ancora il possesso di palla per il capitano, l'apertura è splendida per Cafu, Dadi. Quello che può essere il punteggio e le occasioni più o meno sfruttate, ma Roma è impressionante. Sì, questa è una formula tattica anche. Attenzione a Totti, a Sosa, l'anticipo di Samuel con grande calma e poi capitan Totti a domestica l'ennesimo splendido pallone della sua gara e cerca subito la verticalizzazione per Battistuta. Il terzo gol, si è visto in questo momento, poteva ragionare su questo pallone. Apertura geniale di Totti che è rimasto fermato. Scambiato il pallone, attenzione all'opportunità ancora per la Roma. Assolutamente straordinario